Venerdì 29 maggio la città metropolitana di Torino ha presentato a un gruppo di studenti americani che seguono un corso universitario organizzato dal Politecnico di Torino e dall'Università del Maryland le sue più recenti realizzazioni in ambito di green building, dal tratto di circonvallazione di Venaria e Borgaro, realizzato con asfalto contenente polverino di gomma, all'Istituto Scolastico Vito Scafidi di Sangano, edificato utilizzando materiali naturali, riciclabili ed ecocompatibili, senza tralasciare un'analisi approfondita del progetto Green School, che ha per tema lo sviluppo di metodi e strumenti per favorire la trasformazione del patrimonio edilizio scolastico esistente in edifici che offrono ambienti salutari e confortevoli. Siamo qui con gli amici dell'Università del Maryland, tanti ragazzi che sono venuti, tanti ragazzi giovani che studiano la nostra esperienza e che possono, e questo ci fa ovviamente, ci inorgoglisce. Io credo che la green economy non sia un concetto astratto, si può praticare, la città metropolitana, provincia prima l'ha fatto, sia sulle infrastrutture scolastiche, costruendo scuole e ammodernando scuole, istituti scolastici con l'obiettivo appunto della sostenibilità ambientale, sia sulle infrastrutture stradali, perché oggi i ragazzi americani visiteranno la circonvallazione di Venaria Reale, come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, è stata asfaltata per gran parte con un conglomerato bituminoso ottenuto grazie al recupero dei pneumatici usati. Credo che questo sia un contributo importante da parte degli enti locali alla sostenibilità ambientale, alla qualità della nostra salute e anche in generale alla qualità della nostra vita. È un'opportunità avere questo cambio di idee, come questo tema si risolve tra la direzione agli Stati Uniti, come si affetta la direzione che c'ha in Italia, e vedere quante sono le differenze tra i due paesi, alla sostenibilità di edifici, alle autostrade, per aumentare l'uso dei materiali di riciclo, minimizzare l'uso di energia, aumentare l'uso di energia e materiali che abbiamo e non usare nuovi materiali.